Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente ed oggi vogliamo ricordare ai palermitani e alle palermitani il nostro impegno per una Palermo verde, una Palermo in cui vengono rigenerate i nostri quartieri, le nostre aree urbane, in cui le aree del degrado vengono ricoperte di fiori, di alberi di bellezza, l'impegno di piantare un albero per ogni bambino che nasce. A Palermo nascono 5.000 bambini ogni anno e noi vogliamo piantare almeno 25.000 alberi nei prossimi anni, un ritorno alla bellezza, all'aria pulita, alla qualità della vita, al decoro urbano che riesce a fare da cornice ad una città che è già bellissima dal punto di vista monumentale, ma che deve tornare a splendere a partire dal decoro delle nostre città. Con questa iniziativa vogliamo ricordare ai palermitani e alle palermitani il nostro impegno per una Palermo green, per una Palermo sostenibile, per una Palermo che con la qualità dell'aria, dell'ossigeno e la bellezza ritorna a splendere. Ma tu hai deciso chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero questi fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta in questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Ci siamo. Domenica sceglieremo il nuovo sindaco di Palermo. Conosco ogni angolo, ogni respiro, ogni odore di questa città. Ho attraversato strade, quartieri, piazze, mercati. E non negli ultimi 15 giorni, negli ultimi 15 anni. Qui sono nate le mie figlie e qui, non altrove, voglio vederle crescere. Io il sindaco lo farò così, mettendo i bambini, i nostri figli, i giovani, al centro. Non le poltrone e gli inciuci, ma la voglia dei nostri ragazzi di vivere qui, felici e spensierati. Perché Palermo merita di più. Qui, oggi, è faticoso fare tutto, anche respirare. Con i rifiuti ammassati sulle strade è diventato tutto faticoso. È faticoso seppellire i nostri cari, trovare lavoro per i nostri figli, fare impresa. Tutto è faticoso. La vita a Palermo merita più gioia e meno fatica. Proveranno a convincervi che tanto non cambierà niente. Non è vero. Domenica avremo la possibilità di cambiare insieme la storia di questa città, di liberarla dalle clientele, dalla vecchia politica, dagli amici degli amici, di ripulirla da quel sistema che ha offuscato sogni, ambizioni, desideri, speranze. Domenica possiamo mettere il presente e il futuro dei nostri figli in buone mani. Con il tuo voto, con il nostro voto, liberiamo Palermo e torniamo a farla splendere. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco.
io questo non lo chiamo degrado, la chiamo buona volontà dei cittadini che provano a buttare, a conferire rifiuti, ma trovano chiuso il centro comunale di raccolta. Come vedete, centro comunale di raccolta, Piazza della Pace, uno dei pochi esistenti nella città di Palermo, orario apertura dalle 7 alle 13, dal lunedì al sabato, il martedì e il giovedì dalle 7 alle 17. Così non funziona, è per questo che non funziona la raccolta. Anche lì dove c'è un centro comunale di raccolta, i cittadini arrivano e trovano chiuso. E quello che il messaggio che vogliamo mandare alla città è che per fare le politiche serie sulla raccolta dei rifiuti serve serietà e credibilità. Mi rivolgo al candidato Miceli, ma con questi qua che sono candidati nella tua lista e che fanno sta roba qui, ma tu 60 centri comunali di raccolta dove li metti? Ma tu dici su chi votare? Gianna mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero questi fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco.
Ma tu hai deciso chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai che dico? Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure. Lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere. Me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine. Voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro conto i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta è questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. E io voglio rispondere e prego ognuno di voi di avere un attimo di pazienza. Perché vi vorrei leggere una cosa. Ci tengo, Michele, ci tengo a leggere questa cosa e vi chiedo, secondo voi chi l'ha detta? È un articolo del 30 novembre del 2018. Dice, mica se è antico, dal 2018 vai, sì. Il reddito di cittadinanza è una grande sciocchezza. Aumenterà solo il lavoro nero. Ho incontrato tanti cittadini che stanno per divorziare per avere il diritto all'assegno. Chi dice queste parole qui, dicendo che il reddito di cittadinanza è una grande sciocchezza? No, lo sapete chi lo dice? Francesco Boccia, che è venuto ieri a dire a Palermo che sono io che voglio levare il reddito di cittadinanza, quando è lui che l'ha scritto nero su bianco ed è al governo, è venuto qui a sostenere Miceli e capendo che purtroppo c'è fatica a portare avanti una persona che non ha le idee chiare su come governare, non è conosciuta, non è apprezzato, pensa che buttando del fango su un avversario che fra l'altro non avrebbe neanche la possibilità perché è una normativa nazionale, io mi candido a fare il sindaco di Palermo. Non ci può essere un sindaco in Italia che può levare, pure se lo vuole, il reddito di cittadinanza. Ma dice questa cosa dimenticandosi che lui stesso è quello che invece pensava che il reddito di cittadinanza fosse una sciocchezza. Io, Francesco, ti voglio bene, ma ti rispondo con loro facendoti vedere con chi sono io, con i ragazzi del reddito di cittadinanza del quartiere, che insieme a noi, caro Francesco, perché non state più in strada, non state più in città, non state più a contatto con la gente, con loro noi, tramite l'attivazione dei PUC, daremo servizi ai palermitani, apriremo le scuole, puliremo le strade, ma non daremo i nostri quartieri. Ecco, questi siamo noi, siamo palermitani che con i palermitani sanno come occuparsi di altri palermitani, bene? Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista
mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Quello che a me preoccupa è il tema dei diritti che sono minacciati. Guardate, a me forze politiche neofasciste e forze politiche xenofobe che vogliono mettere le mani sulla città preoccupano parimenti a quanto preoccupano quelle che vogliono ammorbare con altri costumi, perché anche su questo la città ha fatto un grande lavoro in termini di diritti delle persone, riconoscimento dei diritti LGBT, dell'inclusione, dei migranti, e non vorrei che li perdessimo, perché ho imparato sulla mia pelle, sugli errori del 2017, che il con chi ti accompagni è tanto importante quanto il cosa vuoi fare, ed è il motivo per cui ho scelto di essere libero e autonomo. Ma tu dici su chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico, io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro conto i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero questi fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Tasse uguali a tutti i cittadini, ma che consente la raccolta differenziata in via Libertà e invece la spazzatura nei quartieri periferici. Noi vogliamo dire che chi ha governato la città si sta rappresentando e si sta presentando con tutti gli uomini, con tutti i consiglieri comunali, insieme a un tale che si chiama Miceli. Si scrive Miceli, si legge Leoluca Orlando, si legge Giusto Catania, si legge Tony Sala, si leggono mille bar in deposito al cimitero dei Rotoli, si legge spazzatura per le strade, illuminazione assente. Il voto del 12 giugno, cari cittadini che ci guardate, è un voto importante. Noi non stiamo sui manifesti, stiamo per strada, cerchiamo di attirare la vostra attenzione, perché è importante rompere il sistema che si è creato in questi ultimi 25 anni. Votare Miceli! Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Non sono mancati i soldi, è mancata l'attenzione amministrativa alla risoluzione del problema. Per voi lavoratori part-time e anche per gli altri dipendenti comunali che aspettano le progressioni orizzontali e verticali dal 2001, e stiamo parlando già di quasi 20 anni
di stasi amministrativa. Costume, ma io non ritengo che manchino le risorse, abbiamo soltanto del personale, quindi se mi chiedi cosa farò prima, intanto mandare a casa questo segretario, il direttore generale, che è stato un amico del comune di Palermo e che è stato asservito alla volontà dell'amministrazione comunale, consentendo di fottere il turnover del personale per equilibrio di bilancio. Ed è una vergogna, uno scandalo, le somme c'erano e li potevano iniziare ad aumentare le ore che nel corso di questi anni non è stato fatto. Non ci ho capito un tubo, ma non ho capito un tubo di quello che tu hai detto, perché se noi non diciamo le cose come stanno e che dobbiamo recuperare 1 miliardo di euro di deficit fra Comune di Palermo e aziende controllate, gli stiamo prendendo di nuovo per il culo in campagna elettorale. E io questo non lo faccio. Ma tu hai deciso chi votare? Già mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Perché mi sembra di partecipare ad un incontro del 2012. Era esattamente lo stesso tema. Era esattamente la stessa analisi, era esattamente la stessa situazione, con la differenza che la lista di emergenza vedeva 800 famiglie e oggi la vediamo quasi triplicata. Allora, rispetto a tutto quello che è accaduto, o la smettiamo di lavarci la coscienza fra di noi dirigenti di partito e facciamo finta che le responsabilità non ci siano e che siamo tutti amici e che la continuità si può dare e che non c'è discontinuità, o ci stiamo prendendo tutti in giro e stiamo prendendo in giro loro. Perché davanti a questo ci sono delle cose che possono essere fatte. Ammesso tuo tempo al futuro, mi senti, oh, sarò franco, sarò oggi, dobbiamo dire la verità. C'è una discontinuità che va ricercata rispetto ad un'amministrazione che dobbiamo prendere. L'amministrazione Orlando se n'è fottuta dell'avvertenza sulla casa. Se era scritto costantemente. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Una buona Pasquetta a tutti i palermitani e a tutte le palermitane. Oggi siamo al Parco della Favorita, siamo qui con alcuni volontari, altri ci raggiungeranno nel corso della giornata e siamo qui in un luogo simbolo della Palermo che festeggia, il Parco della Favorita, che è una grande risorsa
nel cuore urbano della nostra città, che diventa il luogo in cui tanti palermitani fanno le proprie scampagnate. Siamo qui per incontrarli, per distribuire i punti del programma, per poter parlare con loro senza filtri, in maniera diretta, per come abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni. Risponderemo alle loro domande, diremo alcune soluzioni ai problemi dei rifiuti, alle zone di vivibilità, a quelli che sono i problemi della mobilità, al traffico. Siamo qui per incontrarli senza filtri, lo siamo con, anche con alcuni, con i nostri amici, con il candidato a presidente Alessandro Azzimati, con i nostri candidati nelle varie municipalità. Sarà una giornata in cui potrete incontrarci. Se volete, noi siamo qui all'interno del parco, ci riconoscerete con il nostro banner che è messo proprio qui al parcheggio prima del curvone. Chi volesse incontrarci e senza filtri avere risposte dirette a quelli che sono i nostri progetti e problemi della città di Palermo può venire qui. Parco della Favorita, saremo qui a passare la Pasquetta insieme a voi. Ma tu hai deciso chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure. Lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere. Me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine. Voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro conto i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Però non posso più accettare da buon padre di famiglia che la soluzione sia sempre quella di mettere le mani in tasche agli stessi cittadini che pagano le tasse. Io questo lo dico perché sento parlare di io per te e non ritengo che si possa più parlare di aumento. Guardate, io sono contento, e lo rivendico, di essere tra gli irresponsabili indicato dagli amici di contatto di Franco Miceli, che ha impedito insieme ai compagni di Cesare Mattagliano, Lufarello e gli altri di rimettere di nuovo le mani in tasca dei palermitani con il rapporto dell'ISPO per coprire busi di bilancio di milioni e milioni di euro. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente ed oggi vogliamo ricordare ai palermitani e alle palermitani il nostro impegno per una Palermo verde, una Palermo in cui vengono rigenerate i nostri quartieri, le nostre aree urbane, in cui le aree del degrado vengono ricoperte di fiori, di alberi di bellezza, l'impegno di piantare un albero per ogni bambino che nasce. A Palermo nascono 5.000 bambini ogni anno e noi vogliamo piantare almeno
25.000 alberi nei prossimi anni, un ritorno alla bellezza, all'aria pulita, alla qualità della vita, al decoro urbano che riesce a fare da cornice ad una città che è già bellissima dal punto di vista monumentale, ma che deve tornare a splendere a partire dal decoro delle nostre città. Con questa iniziativa vogliamo ricordare ai palermitani e alle palermitani il nostro impegno per una Palermo green, per una Palermo sostenibile, per una Palermo che con la qualità dell'aria, dell'ossigeno e la bellezza ritorna a splendere. Ma tu hai deciso chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai che dico? Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Ci siamo. Domenica sceglieremo il nuovo sindaco di Palermo. Conosco ogni angolo, ogni respiro, ogni odore di questa città. Ho attraversato strade, quartieri, piazze, mercati, e non negli ultimi 15 giorni, negli ultimi 15 anni. Qui sono nate le mie figlie e qui, non altrove, voglio vederle crescere. Io il sindaco lo farò così, mettendo i bambini, i nostri figli, i giovani, al centro. Non le poltrone e gli inciuci, ma la voglia dei nostri ragazzi di vivere qui, felici e spensierati, perché Palermo merita di più. Qui, oggi, è faticoso fare tutto, anche respirare. Con i rifiuti ammassati sulle strade è diventato tutto faticoso. È faticoso seppellire i nostri cari, trovare lavoro per i nostri figli, fare impresa. Tutto è faticoso. La vita a Palermo merita più gioia e meno fatica. Proveranno a convincervi che tanto non cambierà niente. Non è vero. Domenica avremo la possibilità di cambiare insieme la storia di questa città, di liberarla dalle clientele, dalla vecchia politica, dagli amici degli amici, di ripulirla da quel sistema che ha offuscato sogni, ambizioni, desideri, speranze. Domenica possiamo mettere il presente, il futuro dei nostri figli in buone mani. Con il tuo voto, con il nostro voto, liberiamo Palermo e torniamo a farla splendere. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Io questo non lo chiamo degrado, la chiamo buona volontà dei cittadini che provano a buttare, a conferire rifiuti, ma trovano chiuso il centro comunale di raccolta. Come vedete, il centro comunale di raccolta, Piazza della Pace, uno dei pochi esistenti nella città di Palermo,
Orario di apertura dalle 7 alle 13, dal lunedì al sabato, il martedì e il giovedì dalle 7 alle 17. Così non funziona, è per questo che non funziona la raccolta. Anche lì dove c'è un centro comunale di raccolta, i cittadini arrivano e trovano chiuso. E quello che il messaggio che vogliamo mandare alla città è che per fare le politiche serie sulla raccolta dei rifiuti serve serietà e credibilità. Mi rivolgo al candidato Miceli, ma con questi qua che sono candidati nella tua lista e che fanno sta roba qui, ma tu 60 centri comunali di raccolta dove li metti? Ma tu hai deciso chi votare? Gianna mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure. Lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere. Me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine. Voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco.
Ma tu hai deciso chi votare? Gemma mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure. Lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere. Me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine. Voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. E io voglio rispondere e prego ognuno di voi di avere un attimo di pazienza. Perché vi vorrei leggere una cosa. Ci tengo, Michele, ci tengo a leggere questa cosa e vi chiedo, secondo voi chi l'ha detta? È un articolo del 30 novembre del 2018. Dice, mica se è antico, dal 2018 vai, sì. Il reddito di cittadinanza è una grande sciocchezza, aumenterà solo il lavoro nero. Ho incontrato tanti cittadini che stanno per divorziare per avere il diritto all'assegno. Chi dice queste parole qui, dicendo che il reddito di cittadinanza è una grande sciocchezza? No, lo sapete chi lo dice? Francesco Boccia, che è venuto ieri a dire a Palermo che sono io che voglio levare il reddito di cittadinanza, quando è lui che l'ha scritto nero su bianco ed è al governo, è venuto qui a sostenere Miceli e capendo che purtroppo c'è fatica a portare avanti una persona che non ha le idee chiare su come governare, non è conosciuta, non è apprezzato, pensa che buttando del fango su un avversario che fra l'altro non avrebbe neanche la possibilità perché è una normativa nazionale, io mi candido a fare il sindaco di Palermo. Non ci può essere un sindaco in Italia che può levare, pure se lo vuole, il reddito di cittadinanza. Ma dice questa cosa dimenticandosi che lui stesso è quello che invece pensava che il reddito di cittadinanza fosse una sciocchezza. Io, Francesco, ti voglio bene, ma ti rispondo con loro facendoti vedere con chi sono io, con i ragazzi del reddito di cittadinanza del quartiere, che insieme a noi, caro Francesco, perché non state più in strada, non state più in città, non state più a contatto con la gente, con loro noi, tramite l'attivazione dei PUC, daremo servizio ai palermitani, apriremo le scuole, puliremo le strade, allontaneremo i nostri quartieri. Ecco, questi siamo noi, siamo palermitani che con i palermitani sanno come occuparsi di altri palermitani, bene? Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista
mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Quello che a me preoccupa è il tema dei diritti che sono minacciati. Guardate, a me forze politiche neofasciste e forze politiche xenofobe che vogliono mettere le mani sulla città preoccupano parimenti a quanto preoccupano quelle che vogliono ammorbare con altri costumi, perché anche su questo la città ha fatto un grande lavoro in termini di diritti delle persone, riconoscimento dei diritti LGBT, dell'inclusione, dei migranti, e non vorrei che li perdessimo, perché ho imparato sulla mia pelle, sugli errori del 2017, che il con chi ti accompagni è tanto importante quanto il cosa vuoi fare, ed è il motivo per cui ho scelto di essere libero e autonomo. Ma tu hai deciso chi votare? Già mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno, le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Tasse uguali a tutti i cittadini, ma che consente la raccolta differenziata in Via Libertà e invece la spazzatura nei quartieri periferici. Noi vogliamo dire che chi ha governato la città si sta rappresentando e si sta presentando con tutti gli uomini, con tutti i consiglieri comunali, insieme a un tale che si chiama Miceli. Si scrive Miceli, si legge Leoluca Orlando, si legge Giusto Catania, si legge Tony Sala, si leggono 1000 bar in deposito al cimitero dei Rotoli, si legge spazzatura per le strade, illuminazione assente. Il voto del 12 giugno, cari cittadini che ci guardate, è un voto importante. Noi non stiamo sui manifesti, stiamo per strada, cerchiamo di attirare la vostra attenzione, perché è importante rompere il sistema che si è creato in questi ultimi 25 anni. Votare Miceli. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Non sono mancati i soldi, è mancata l'attenzione amministrativa alla risoluzione del problema. Per voi lavoratori part-time e anche per gli altri dipendenti comunali che aspettano le progressioni orizzontali e verticali dal 2001, e stiamo parlando già di quasi 20 anni
di stasi amministrativa. Costume, ma io non ritengo che manchino le risorse, abbiamo soltanto del personale, quindi se mi chiedi cosa farò prima, intanto mandare a casa questo segretario, il direttore generale, che è stato un amico del comune di Palermo e che è stato asservito alla volontà dell'amministrazione comunale, consentendo di fottere il turnover del personale per equilibrio di bilancio. Ed è una vergogna, uno scandalo. Le somme c'erano e li potevano iniziare ad aumentare le ore che nel corso di questi anni non è stato fatto. L'altro non ci ho capito un tubo, ma non ho capito un tubo di quello che tu hai detto, perché se noi non diciamo le cose come stanno e che dobbiamo recuperare 1 miliardo di euro di deficit fra Comune di Palermo e aziende controllate, gli stiamo prendendo di nuovo per culo in campagna elettorale. E io questo non lo faccio. Ma tu hai deciso chi votare? Già mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai, dico. Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure, lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere, me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine, voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X su sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta in questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Perché mi sembra di partecipare ad un incontro del 2012. Era esattamente lo stesso tema. Era esattamente la stessa analisi, era esattamente la stessa situazione, con la differenza che la lista di emergenza vedeva 800 famiglie e oggi la vediamo quasi triplicata. Allora, rispetto a tutto quello che è accaduto, o la smettiamo di lavarci la coscienza fra di noi dirigenti di partito e facciamo finta che le responsabilità non ci siano e che siamo tutti amici e che la continuità si può dare e che non c'è discontinuità, o ci stiamo prendendo tutti in giro e stiamo prendendo in giro loro. Perché davanti a questo ci sono delle cose che possono essere fatte, ha messo tuo tempo al futuro, mi sentio, sarò franco, sarò oggi, dobbiamo dire la verità. C'è una discontinuità che va ricercata rispetto ad un'amministrazione che dobbiamo prendere. L'amministrazione Orlando se n'è fottuta della vertenza sulla casa, se era scritto costantemente. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco. Una buona Pasquetta a tutti i palermitani e a tutte le palermitane. Oggi siamo al Parco della Favorita, siamo qui con alcuni volontari, altri ci raggiungeranno nel corso della giornata e siamo qui in un luogo simbolo della Palermo
che festeggia, il Parco della Favorita, che è una grande risorsa nel cuore urbano della nostra città, che diventa il luogo in cui tanti palermitani fanno le proprie scampagnate. Siamo qui per incontrarli, per distribuire i punti del programma, per poter parlare con loro senza filtri, in maniera diretta, per come abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni. Risponderemo alle loro domande, diremo alcune soluzioni ai problemi, dai rifiuti alle zone di vivibilità, a quelli che sono i problemi della mobilità, al traffico. Siamo qui per incontrarli senza filtri, lo siamo con anche con alcuni, con i nostri amici, con il candidato a presidente Alessandro Azzimati, con i nostri candidati nelle varie municipalità. Sarà una giornata in cui potrete incontrarci. Se volete, noi siamo qui all'interno del parco, ci riconoscerete con il nostro banner che è messo proprio qui al parcheggio prima del curvone. Chi volesse incontrarci e senza filtri avere risposte dirette a quelli che sono i nostri progetti e problemi della città di Palermo può venire qui. Parco della Favorita, saremo qui a passare la Pasquetta insieme a voi. Ma tu hai deciso chi votare? Gianna mia, in questo momento che abbiamo la macchina in panne, non lo so per chi voto. Guarda, io vorrei uno giovane con delle idee nuove. Giovane, vecchio, tutti uguali sono, lo sai che ti dico? Io non voto a nessuno. Ma che vuol dire che non voti a nessuno, papà? Ci serve uno giovane e di esperienza. No, o è giovane o è d'esperienza. Uno come Ferrandelli. Ferrandelli? Ma perché di nuovo si candida? Certo, se uno ci crede ci prova sempre. E poi nessuno conosce la macchina comunale come lui. Io lo voterei pure. Lo sai che c'è un mio amico che ha il nipote candidato al quartiere. Me lo ha chiesto, è un bravo ragazzo. E allora? È di un'altra lista. E che vuol dire, papà? C'è il voto disgiunto, guarda. Che cos'è sto voto? Voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi alla fine. Voto staccato, voto ribelle, voto libero, ok? Ah. Sostanzialmente puoi segnare una X sul sindaco Ferrandelli e votare anche uno di un'altra lista. Tanto a sto giro contano i fatti e non le parole. Ah, e quali sarebbero sti fatti che contano? Beh, intanto ci vuole qualcuno che abbia delle idee nuove e ci dia una spinta in quanto città. Una spinta a questo minuto, ma la macchina ci vuole che siamo in panne. Però levate il freno a mano. Qualcuno mi deve aiutare, non è che posso farla ripartire da solo. Il 12 giugno le elezioni comunali, metti una X su Ferrandelli. Fabrizio, a cura che se poi diventi sindaco ti chiamano a casa per ammuttare le macchine. Però non posso più accettare da buon padre di famiglia che la soluzione sia sempre quella di mettere le mani in tasche agli stessi cittadini che pagano le tasse. Io questo lo dico perché sento parlare di io per te e non ritengo che si possa più parlare di aumento. Guardate, io sono contento, e lo rivendico, di essere tra gli irresponsabili, indicato dagli amici di cordata di Franco Miceli, che ha impedito insieme ai compagni di Cesare Martagliano, Lufrello e agli altri di rimettere di nuovo le mani in tasca dei palermitani con il rapporto dell'Ipsos per coprire abusi di bilancio di milioni e milioni di euro. Nella sola giornata del 12 giugno si vota per le elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale della città di Palermo. Si vota dalle 7 alle 23. Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Per votarmi come candidato sindaco basta barrare il mio nome, Fabrizio Ferrandelli. Per votare una lista collegata a Fabrizio Ferrandelli devi barrare con una X il nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, e una X sulla lista a lui collegato. È possibile votare un uomo e una donna purché nella stessa lista. Se vuoi votare per un candidato in una lista differente dalla coalizione di Fabrizio Ferrandelli, puoi mettere una X sulla lista, mettere il nome o i nomi dei candidati, ma poi ricordati di mettere una X sul nome di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco.